Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo parlando di inquinamento. Il Forum Abruzzese dell'Acqua ha reso pubblici i dati dell'IZS di Teramo, secondo i quali su un campionamento effettuato sui pesci della Val Pescara, uno di loro su tre presenterebbe concentrazioni di mercurio oltre i limiti consentiti dalla legge. Il servizio. Un pesce su tre supera i limiti di legge sulla presenza di mercurio nelle sue carni. È il risultato dei campionamenti effettuati dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo a Valle di Bussi, laddove per decenni è stato attivo un grande impianto clorosoda che ha scaricato grandissime quantità di veleni nel fiume. E per la prima volta si accerta la presenza, oltre i limiti di legge, del mercurio nei pesci in un'alta frequenza, addirittura il 33% dei pesci campionati lungo il fiume Pescara a Valle di Bussi, addirittura a Manoppello, quindi vuol dire che l'inquinamento non solo è presente, questo lo sapevamo, però vuol dire che adesso è entrato nella catena alimentare, addirittura arrivando ai pesci e quindi in questo caso l'IZS ci dice anche, consiglia di non pescare lungo a Valle di Bussi niente. Qui nessuno sta ponendo rimedio, le ASL sono silenti sulle ASL di Chieti e Pescara, i servizi prevenzione esistono, devono dire qualcosa, devono fare qualcosa, ma soprattutto il Ministero dell'Ambiente è ormai insopportabile. Il Forum Abruzzese dell'Acqua, che da anni denuncia la necessità di interventi di bonifica, parla del rischio, ora testimoniato dalle carte, che richiederebbe l'interruzione della pesca per non contaminare le tavole degli abruzzesi. Tra le sostanze più pericolose, cromo, mercurio e piombo. Lo dice l'Istituto Zooprofilattico, credo che sia un provvedimento che forse andava anche preso prima, però adesso diventa emergenziale, ma in generale bisogna fare un monitoraggio ampio, perché quell'acqua viene usata negli anni, è stata usata per irrigare i campi, ci sono altri organismi da monitorare e altre magari sostanze anche da cercare, perché alcune sostanze non sono state esaminate dall'Istituto Zooprofilattico, vanno cercate, però continuare a avere ulteriori dati, l'importante è bonificare. Fratelli d'Italia, d'altro canto, attraverso il suo coordinatore provinciale di Pescara, Armando Foschi, torna a lanciare l'allarme sullo stato del fiume Pescara. Foschi, lanciate nuovamente l'allarme per lo stato delle acque del fiume Pescara. È terminata la stagione balneare, non sono però terminati i problemi. Ma lanciamo l'allarme, noi abbiamo le carte del gestore del depuratore inviate al comune, che è silente, alla provincia, che tace, alla regione, che non dice nulla. Si parla di un progetto megagalattico del parco della depurazione, ma nessuno si preoccupa di vedere perché il gestore del depuratore è costretto alla minima pioggia ad attivare il bypass. Ma soprattutto il sindaco è silente e non si preoccupa della salute pubblica dei cittadini. È una vergogna ed è una cosa assurda. 202 ore di bypass attivato, sono milioni di litri di liquami gettati nel fiume e disinfettati con lo Xistrong, lo dice il gestore del depuratore, quindi siamo davanti a cifre assurde, più di 700 milioni di litri di liquami scaricati direttamente nel fiume, più di 100 milioni di litri di Xistrong utilizzati per disinfettare i liquami. E ci aspettiamo una risposta dalle autorità che ricevono questi dati. Lunedì andremo in via Lo Feudo per implementare la documentazione già da noi presentata con tutte le carte in nostro possesso e quindi staremo a vedere cosa accadrà. Il fiume è avvelenato, ai liquami di Pescara aggiungiamo l'arsenico e tutto quello che proviene da ovest, il mare soffre e l'allarme viene lanciato oggi. Abbiamo 8-10 mesi davanti perché il mare di Pescara possa tornare balneabile. È stata ritrovata senza vita la 27enne Elisabeth Mattes, giunta lunedì scorso nell'albergo di Campo Imperatore sul Gran Sasso, da dove si era allontanata precipitosamente dopo aver lasciato alcuni bagagli in camera. Il corpo è stato individuato dal personale del soccorso alpino e speleologico sul ghiaione a nord di Cima Portella, a 2200 metri di quota. 200 metri più in alto è stato ritrovato il suo zaino. Del
frettoloso allontanamento della giovane tedesca. Erano stati informati i carabinieri della stazione di Assergi, frazione del comune dell'Aquila. Alle ricerche avevano preso parte da subito con i carabinieri anche il personale di finanza e forestale. I carabinieri escludono il coinvolgimento di terzi, ma non possono dire se si sia trattato di gesto volontario o di un incidente. Per lunedì il magistrato che coordina le indagini, Fabio Picuti, della Procura della Repubblica dell'Aquila, ha disposto la ricognizione cadaverica. Ancora la cronaca: tentato furto in una filiale della Banca dell'Adriatico a Bellante Stazione nel Teramano. La notte scorsa i malviventi hanno divelto lo sportello bancomat e l'hanno trascinato via per 3 chilometri, ma il colpo non è riuscito. A 2 settimane dal furto a San Nicolò a Tordino torna a colpire la banda del bancomat. Un colpo notturno, questa volta non andato a segno. Dopo la spaccata, i malviventi hanno sradicato e trascinato il bancomat legato a un furgone per oltre 3 chilometri per la via principale del paese, alle spalle del centro commerciale, dove poi l'hanno abbandonato. Sul manto stradale, gli avanzi della spaccata da parte della banda, numerosi pezzi di lamiera e frammenti metallici sparsi sulla via e segni evidenti sull'asfalto. Ma non è stato sufficiente trascinare la cassaforte ben oltre il centro del paese. Il bancomat non si è aperto e i malviventi sono dovuti fuggire senza bottino. È successo a Bellante Stazione, alla filiale della Banca dell'Adriatico, intorno alle 2 di notte. È scattato l'allarme, collegato con la centrale dell'arma e con il 112, per un furto in banca. La banda, almeno 4 persone, ha lavorato con una utilitaria e un furgone. Dopo aver sfondato la struttura all'esterno della filiale, come nella precedente occasione, i ladri hanno agganciato con un cavo il bancomat per poi affrontare la folle corsa. I malviventi sono riusciti a dileguarsi, ma il bancomat è stato recuperato. Sconosciuto l'importo contenuto all'interno, bisognerà attendere la verifica del direttore della filiale. Era andata invece diversamente lo scorso 20 ottobre, quando i malviventi riuscirono a rubare, con lo stesso modus operandi, circa 70.000 euro alla Tercas di San Nicolò a Tordino. Sull'episodio indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Alba Adriatica e quelli di Bellante. E sono stati rinvenuti i mezzi usati dai malviventi, il furgone, una Ford Kuga rubati nel Lazio e una Renault Clio rubata a Teramo, ritrovati in località Ripattoni, a pochi metri dal luogo dove è stato lasciato il bancomat, a 3 chilometri dalla filiale. Ancora la cronaca: le condizioni meteorologiche non hanno ancora permesso la ripresa delle ricerche del giovane pescatore subacqueo Matteo Cavarocchi, disperso da mercoledì mattina a largo della costa teramana. Il maltempo e il mare agitato anche oggi hanno impedito la ripresa delle ricerche di Matteo Cavarocchi, il farmacista 28enne di Pescara, che era impegnato insieme ad un amico in attività di pesca subacquea in apnea in prossimità della piattaforma Squalo, disperso da mercoledì mattina a largo della costa teramana tra Roseto degli Abruzzi e Pineto. Intanto sono arrivate le attrezzature necessarie per le attività di ricerca. Da Milano è arrivato il ROV, robot sottomarino filo guidato adoperato nell'industria marittima. Mezzo altamente manovrabile, pilotato da operatori specializzati a bordo di unità navali e piattaforme. Dalla Calabria invece un sistema sonoro per permettere di rilevare ogni particolare. Attrezzature in grado di eseguire uno scandaglio tridimensionale dei fondali profondi in quella zona oltre 70 metri. I mezzi saranno calati nei pressi del pilone ovest della piattaforma Squalo, dove è stata ritrovata la preda, una ricciola infiocinata intrappolata al pilone con il cordino del fucile usato dal giovane 28enne e dove si ritiene che possa trovarsi il corpo di Matteo ancora sul fondale. Stando alle previsioni meteorologiche, è possibile che le ricerche riprendano domani, nella tarda mattinata o nel pomeriggio. 5 persone di nazionalità non italiana sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile di Pescara con l'accusa di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di 4 marocchini e di un libico, tutti senza fissa dimora, tra i 29 e i 35 anni. Ieri sera, prima delle 22, un equipaggio della squadra mobile intervenuto in via Silvio Pellico, dove era in corso una furibonda rissa fra 7 nordafricani
sudafricani armati di bottiglie e cinture, i quali all'arrivo degli agenti hanno tentato di aggredirli colpendo a calci l'auto di servizio e minacciandoli. Anche grazie all'ausilio di alcuni equipaggi della squadra volante, 5 aggressori sono stati bloccati e arrestati, 2 sono riusciti a fuggire. Dato che negli uffici della questura gli arrestati hanno continuato ad essere aggressivi anche con atti autolesionistici, il PM di turno Gennaro Varone ha ordinato la loro traduzione in carcere in attesa del processo con rito direttissimo. A Chieti questa mattina si è svolto un convegno destinato a tutte le forze dell'ordine, al quale ha preso parte anche il vice capo della polizia Luigi Savina. Al centro dell'attenzione un software programmato per predire i crimini più comuni. Un software capace di predire i crimini più comuni, uno strumento di innovazione tecnologica che le forze dell'ordine fanno entrare a pieno titolo nelle proprie sedi. Negli ultimi tempi sono stati molti i componenti informatici arrivati a velocizzare e semplificare il lavoro contro la criminalità. È un software particolare, si chiama K-Crime e va verso la strada che tutte le polizie al mondo stanno inseguendo, la predittività dei reati. Voi pensate che sapere dove può essere commesso un reato, quantomeno la zona, quantomeno un certo tipo di attività, significa orientare le forze dell'ordine, significa fare un'attività mirata. E questo è il futuro di tutte le polizie del mondo. In questo caso la polizia italiana, la questura di Milano, su alcuni tipi di reati seriali, ha sperimentato con grande successo questo strumento informatico. Rapinatore seriale, per esempio di farmacie, lo abbiamo sperimentato a Milano, è andato molto bene, per esempio di banche, ecco, su questi tipi di reati, il cosiddetto criminale seriale ha una grande efficienza. Se da un lato la crisi ha ridotto i fondi destinati alle forze dell'ordine, suscitando non poche polemiche, dall'altra la storia insegna come e quanto l'innovazione tecnologica abbia svolto una funzione fondamentale nel sostegno e nella vigilanza del lavoro degli uomini di legge. I criminali venivano conosciuti perché gli arrestati venivano fatti sfilare nell'Ottocento avanti ai poliziotti per memorizzarli. Ecco, adesso grazie a Dio questo non c'è più. Innovazione significa che su una macchina viene montata una telecamera, quella telecamera, mentre il poliziotto guida, quella telecamera a leggere le targhe della macchina e vede se le targhe della macchina parcheggiate o che incrocia sono da ricercare per vedere eventuali, per far diminuire i furti d'auto. L'automazione, l'innovazione è quello verso dove andiamo, ripeto, ma per meglio servire il cittadino. Il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, critica aspramente la scelta del governo regionale di Luciano D'Alfonso di cambiare autorità portuale dalle Marche al Lazio e denuncia uno stato di precarietà per l'Abruzzo che ad oggi non ha chiarezza su chi ricopra i ruoli attesi. Ancora i porti al centro della querela tra governo regionale e Forza Italia. Nei giorni scorsi era giunta la notizia del cambio dell'autorità portuale da Ancona a Civitavecchia, proprio come auspicato dal presidente D'Alfonso, il consigliere trasporti D'Alessandro. Ad intervenire ora è Mauro Febbo, che spiega invece come la regione si trovi in uno stato di incertezza e precarietà. E purtroppo si continua ad assistere ad un momento di caos generale sul sistema portuale, e in questo caso abruzzese, ma anche dell'Adriatico. Perché questa decisione scellerata che noi consideriamo di aver optato per Civitavecchia, noi avremmo preferito continuare a rimanere con Taranto, ma visto che il governo nazionale ci ha messo con Ortona, noi abbiamo preferito rimanere su Ancona. E cosa sta succedendo? Che esistendo la legge si stanno nominando le autorità portuali che devono avere le intese dalle regioni, cioè il parere delle regioni. La regione Abruzzo non ha dato il parere, quindi Ancona non ha l'autorità portuale, e questo significa che i porti non vengono gestiti in maniera corretta. Un errore quello di scegliere l'autorità portuale del Lazio, che Forza Italia ha condannato da subito. Se D'Alfonso e D'Alessandro ambivano a rapporti commerciali più influenti per la nostra regione, secondo Febbo sarebbe invece una perdita netta. Noi andiamo su Civitavecchia e quindi andiamo sul Tirreno, quindi la direzione è o Marsiglia o Barcellona, quindi andiamo in Spagna. Beh, credo che, insomma, sì, con tutto il rispetto per l'economia spagnola, ma mi sembra un po' limitato. Rimanendo sull'asse invece dell'Adriatico, andremmo su verso Trieste, verso la grande concentrazione economica, verso la Germania, verso i paesi del nord, verso la Svezia, verso la Danimarca, verso soprattutto l'est che si va in sviluppo. Io credo che ci voglia poco
per capire perché la nostra scelta è diversa da quella che è stata fatta. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha parlato oggi delle problematiche di spesa che i pazienti alle prese con allergie devono sostenere per acquistare i farmaci salvavita prima del rimborso da parte della ASL di Pescara. Intanto parliamo di allergie da veleno di menotteri, vespidi per punture di api, per renderci conto. È una cosa gravissima perché può essere anche fatale per shock anafilattico. Ci sono tanti cittadini che soffrono appunto di questa patologia e sono costretti ad assumere un farmaco salvavita e un vaccino. L'ALS di Pescara e l'ALS di Teramo costringono i pazienti appunto ad acquistarli da soli questo farmaco direttamente all'azienda farmaceutica per un costo di 300-350 euro con una media ogni 6 mesi e poi procedono al rimborso, mentre la ALS di Chieti e l'Aquila hanno fatto dei bandi e acquistano direttamente dalla casa farmaceutica, come dovrebbe fare ogni pubblica amministrazione, e lo dà gratuitamente tramite la farmacia ospedaliera. Allora, cosa comporta questo? Che intanto il costo è nettamente maggiore, quello della ALS appunto di Pescara, oppure perché devono rimborsare quando un paziente da solo contratta con la casa farmaceutica per un solo farmaco costerà il prezzo pieno, mentre se la ALS fa una gara e acquisterà migliaia e migliaia di farmaci si abbassa notevolmente il costo. Quindi intanto ci potrebbe essere un problema proprio di sperpero e di spreco di denaro pubblico. Poi i cittadini hanno un disagio pazzesco nel richiedere il rimborso di questi farmaci, infatti una volta che hanno pagato questi 350 euro si attiva tutta una procedura farraginosa di rimborso e alcuni di loro stanno aspettando anche da 6 mesi, da 7 mesi, da 8 mesi, non solo, altro problema. La somministrazione, il vaccino si fa solo nei centri ospedalieri. Ho fatto un'interpellanza alla Regione Abruzzo un anno fa, mi ha risposto l'assessore Paolucci dandomi ragione, dicendo dobbiamo uniformare l'acquisto su tutto il territorio regionale mediando gara. Ad oggi stiamo ancora a denunciare lo stesso problema. Si è tenuta questa mattina a Pescara la cerimonia di premiazione del 21° premio Borsellino. Fra i riconoscimenti quelli ai procuratori Giuseppe Pignatore e Spataro. L'Italia purtroppo ha tanti guai, certamente per quello che riguarda il dato criminale, mafia e corruzione sono il problema numero uno. A volte sono separate, a volte si intrecciano. Mi pare che quello che avviene ogni giorno, che ogni giorno riporta i giornali, conferma questa diagnosi. Sono distinte, a volte si incrociano. Non c'è nulla di imbattibile, lo diceva Falcone per la mafia. Si tratta di fare ognuno la nostra parte, sia magistrati, forze e polizia, sia tutti gli altri. E piano piano ne usciremo. Procuratore, oggi a Pescara per ricevere il premio Borsellino, lei da tanti anni sulle barricate, una bella soddisfazione comunque? Direi un onore più che una soddisfazione, nello stesso tempo, come penso avrò anche modo di dire dopo, è importante che tutti sappiano che questo è un premio che deve essere interpretato come un riconoscimento a chi fa quotidianamente il suo normalissimo dovere. Nel senso che sono contrario alla retorica dell'eroe senza macchia e senza paura, quasi che il contrasto delle illegalità sia un compito di un'elite di poche persone, poliziotti, carabinieri, magistrati. Certo, ci si trova magari ad essere esposti, però il messaggio da dare soprattutto agli studenti e giovani è quello di un dovere come regola ordinaria di vita. La stella polare è il dovere quotidiano, normalissimo, come lo era per Falcone e Borsellino, al di là ovviamente delle circostanze della tragedia che li ha visti morire. Io sono molto onorato di ricevere questo premio oggi perché intanto è legato a un uomo, è un mio conterraneo, un grande uomo delle istituzioni, a una persona che ci ha dato un grande insegnamento, che bisogna fare il proprio dovere ogni giorno. Io l'ho detto, lo dico ogni giorno, l'ho detto già l'indomani dell'attentato mafioso che ho subito, penso che il concetto di fare il proprio dovere deve sempre essere più legato al concetto di normalità. Fare il proprio dovere deve essere normale. Fare il proprio dovere non deve significare diventare simbolo di eroi, perché questa terra non ha bisogno né di simbolo né di eroi, ma ha bisogno proprio di normalità. Lei non si sente un eroe, però è da tanti anni a combattere la mafia. Si può parlare di paura? Lei ha paura per il lavoro, sì, che fa, anche da un punto di vista umano?
Ma la paura è un sentimento che gli uomini hanno, io sono un uomo e quindi appare chiaro che fa parte anche della mia vita, della mia cultura, del mio essere uomo. Però il concetto di paura deve essere legato necessariamente al concetto di coraggio. Il vicepresidente del CSM Legnini ha parlato di ricostruzione in un convegno nell'ambito della manifestazione Officine L'Aquila. Me la immagino come una città ben ricostruita nella quale poter sviluppare l'economia scaturente dalle conoscenze tecniche e innovative del processo di ricostruzione in combinazione, in partnership con le istituzioni universitarie, culturali e di ricerca di questa importante e splendida città. Insomma, un'intuizione felice quella che oggi viene discussa qui all'Aquila, che mi auguro possa prendere corpo con decisioni importanti che nel prossimo futuro. Il rispetto delle regole costituisce un presupposto essenziale non soltanto per una buona e corretta ricostruzione, ma anche per stimolare lo sviluppo futuro della città dell'Aquila e dell'Abruzzo. Insomma, legalità come risorsa per lo sviluppo. Il comune di Tortoreto, vincitore del bando della regione Abruzzo, organizza per stasera e domani sera una due giorni di manifestazioni che rientrano tra le 200 organizzate in tutta la regione per la prima edizione di Abruzzo Open Day Winter, innovativo e ambizioso progetto di promozione turistica. Siamo molto soddisfatti che la regione abbia finanziato il progetto che Tortoreto ha presentato per l'Abruzzo Open Day Winter. Devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro, avremo una due giorni veramente interessante qui sul lungomare di Tortoreto, ma non solo, anche nella parte alta, nelle giornate di sabato e di domenica, e quindi avremo sia la parte alta caratterizzata da spettacoli soprattutto per i più giovani, per i bambini, le famiglie, dal titolo Il Borgo Incantato, mentre nella parte bassa ci saranno soprattutto in prevalenza spettacoli musicali anche con presenze significative di tutti. Mi piace parlare del batterista di Purple, un gruppo mitico, Ian Paice, che sarà qui la sera di sabato 29, domenica 30 invece la ballerina cubana Jimenez, e spero che siano due giornate veramente divertenti e che contribuiscano a far conoscere, perché questa è poi l'iniziativa della regione, l'Abruzzo con le sue bellezze non solo paesaggistiche, enogastronomiche, e quindi questi avvenimenti sono volti a consentire una piena conoscenza del territorio in un momento, in una stagione non classica, tipica, che è l'estate, ma anche d'inverno. E ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo con la Serie A e con questo sabato di vigilia per la gara molto difficile del Pescara, domani alle 15 a San Siro contro il Milan di Montella e contro anche il grande ex Gianluca Lapadula, che però non dovrebbe essere della partita almeno dal primo minuto. Montella che schiererà la formazione tipo con la sola eccezione di Paletta, squalificato, al suo posto Gustavo Gomez, poi torneranno tra i titolari i giocatori esclusi a Genova, ovvero Abate e Suso, prenderanno il posto di Poli e Onda. Dunque la Padula partirà dalla panchina. Sul fronte Pescara tantissime le assenze, oltre a Campagnaro squalificato si è aggiunto nella lista degli assenti anche Zuparic, proprio in extremis c'è Manai che però non è al meglio, una lunga lista con Vitturini, Ghiomber, Baibek, Verre e appunto Campagnaro e Zuparic. Formazione che dovrebbe prevedere Bizzarri tra i pali, Zampano, Coda, Fornasiere, Biraghi in difesa, Brugman, Metodista, poi Benali, Aquilani, Cristante, Memusciai e Caprari prima punta. E oggi ha parlato Massimondo, che ha confermato non è una partita come tutte le altre, quella di domani. Ma vabbè, è ovvio che sia una partita particolare per me, perché insomma fa parte del mio passato e quindi certamente è una partita particolare, e quindi sicuramente sarà un bel impatto emotivo, ma nulla di più, poi insomma si gioca. E,
È inutile nascondere, in questo momento siamo in difficoltà, siamo in grande difficoltà numerica, abbiamo tanti infortunati, ieri si è fermato Zuparic, Manai non sta bene e quindi bisogna tenere botta in questo momento e chi va in campo deve dare tutto e non dobbiamo perdere di vista quella che è la nostra realtà. Andiamo a giocare a San Siro, un bello stadio, una bella cornice, noi dobbiamo fare il massimo che ci è consentito e poi il calcio regala sempre sorprese, quindi però è inevitabile che in questo momento siamo in difficoltà numerica perché siamo pochi, abbiamo tanti infortunati, però insomma come sempre 11 andranno in campo e quegli 11 dovranno dare tutto. Diciamo che domani abbiamo davanti a noi il Milan e chiunque va in campo è una squadra forte, ma noi non dobbiamo pensare a questo. Noi dobbiamo, intanto, cioè, male che va, che fai? Oltre che perdere, cosa puoi fare? Nulla. Allora giochiamo serenamente, giochiamo la nostra partita e le nostre carte, qualsiasi esse siano, poi vediamo che succede, ma giochiamo spensierati. Sì, il Milan. No, Montella è un ottimo allenatore, si vede in campo che ha una determinata organizzazione di gioco e ha delle idee, quindi certamente sta facendo un grande campionato. Io continuo imperterrito, ma con convinzione, ad essere positivo, perché la classifica dice 7-6-6-2, non dice 30-10-8-2. Cioè, noi siamo lì, potevamo avere di più, abbiamo sbagliato in tante partite, potevamo raccogliere più punti, potevamo pareggiare dove abbiamo perso, potevamo vincere dove abbiamo pareggiato. La realtà è che abbiamo purtroppo 7 punti per demerito nostro, ovviamente, però siamo lì, cioè, non è che nulla è perduto, cioè, siamo lì, quindi abbiamo un pubblico che c'è sempre stato vicino. Domenica ci siamo presi i nostri fischi giustamente e noi ce li prendiamo volentieri, anzi ci servono questi fischi, almeno ci diamo anche una svegliata su una partita non fatta bene. E per quanto riguarda la Lega Pro, scenderà in campo alle 20:30, dunque tra poco più di un'ora, il Teramo in quel di Gubbio, allo stadio Barbetti, Gubbio che è una delle rivelazioni del campionato, Gubbio che peraltro se dovesse battere il Teramo aggancerebbe in vetta alla classifica la coppia Venezia-Bassano, visto che nel pomeriggio si è giocato lo scontro diretto, finito in parità, dunque con i 3 punti il Gubbio andrebbe al primo posto insieme con Venezia e Bassano. Il Teramo invece deve rispondere alle critiche dei propri tifosi dopo le ultime 2 sconfitte, in particolare l'ultima contro l'Albino Leffe dopo un pessimo secondo tempo. Teramo che tornerà al 4-4-2 con Rossi in porta, Scipioni e Orazio Terzini, Speranza e Caidi centrali, a centrocampo da destra a sinistra Petrella, Boulevardi, Ilari e Di Paolo Antonio, coppia d'attacco con da Jefferson e Sansovini, direzione di gara affidata ad Apice di Arezzo. E ora parliamo di Serie D con le partite che si giocheranno domani, il servizio di presentazione. A pochi metri dalla vetta, nei rispettivi gironi, San Nicolò e L'Aquila sono le squadre più calde tra le abruzzesi di Serie D, entrambe con una serie aperta di 3 vittorie e l'obiettivo di calare il poker sperando di issarsi al primo posto. Nelle girone G L'Aquila è attesa da un test difficile a Civita Castellana sul campo del Flaminia, squadra che ha 2 punti in meno dell'11 di Morgia. Il tecnico aquilano dovrà rinunciare a Mininkleri per un risentimento al soleo, spazio al tridente Ganci Russo Valenti con Zane pronto al rientro in mediana al fianco di La Vista. Nel girone F il San Nicolò ha un impegno almeno sulla carta più alla portata con la San Maurese. La squadra di Epifani è in un ottimo momento, visto che in campionato ha segnato 11 gol nelle ultime 3 partite a fronte di una sola rete subita, peraltro sul rigore. A guidare l'attacco ci sarà l'ex Michael Traini, lo scorso anno 17 reti con la maglia della squadra di San Mauro Pascoli. I romagnoli sono mediamente molto giovani, ma non vanno sottovalutati, avendo anche una tranquilla posizione di classifica. Sempre nel girone F spicca il confronto
tutto abruzzese dell'Aragona tra Vastese e Pineto. Per la squadra di Colavitto è il primo momento difficile della stagione, due sconfitte consecutive da cancellare con l'aiuto del pubblico di casa e anche con il ritorno al gol del bomber Prisco, rimasto a secco nelle due sconfitte. Di contro però c'è un Pineto tonificato dall'avvento in panchina di Daniele Amaolo, 4 punti nelle ultime 2 partite della nuova gestione. La società sta continuando a operare sul mercato e in settimana ha annunciato il neacquisto Albino Fazio, ex Campobasso. Il giocatore potrebbe essere a disposizione anche se difficilmente partirà titolare. All'Angelini il Chieti tenterà di smuovere lo zero in classifica, ma il calendario riserva una delle squadre più in forma, la Vispesaro, 11 punti nelle ultime 5 gare grazie alle reti dello scatenato bomber Costantino. Continuano ad arrivare giocatori alla corte del tecnico nero-verde Mariani, l'ultimo è il centrocampista Daniele Biondo, una meteora a Teramo 3 stagioni fa. Al De Marsi l'Avezzano ospiterà il temibile Monterosi, si moltiplicano le iniziative del presidente Paris per portare gente allo stadio, mentre lo staff tecnico cerca di risolvere l'anemia offensiva. Si attende il transfer per l'attaccante argentino classe 95 Serrago, che darà una grossa mano per le prossime gare. Con il ripristino questa notte dell'ora solare, da domani fischio d'inizio delle partite fissato alle 14:30. Francesco Ettore, il nuovo presidente della Federazione Italiana Vela, in carica per il quadriennio 2017-2020. Lo ha deciso oggi l'Assemblea Nazionale Elettiva, riunita a Genova presso il Teatro della Corte in Piazza Borgo Pila, per il rinnovo delle cariche federali. Nato a Giulianova nel 1970, sposato con un figlio e laureato in Economia e Commercio, Ettore, che dal 2009 al 2012 aveva ricoperto il ruolo di consigliere federale e nel quadriennio successivo di vicepresidente e consigliere federale con delega all'amministrazione e ai rapporti con il territorio, era il candidato unico per la carica di presidente. Succede a Carlo Croce, presidente della FIV negli ultimi 8 anni e attualmente a capo della Federvela Mondiale. È tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Io vi lascio al meteo, grazie per l'attenzione, buona serata.